Buonasera a tutti, sono Maria Teresa dell'APS Genovese Zenzero, l'APS che insieme a Ecoistituto da quest'estate, dall'estate scorsa, ha avviato questo ciclo di conferenze. Quando si è cominciato a parlare di transizione ecologica, abbiamo cominciato a chiederci che tipo di transizione ecologica vogliamo. Una transizione che non sia semplicemente una mano di vernice verde sull'esistente per avere dei finanziamenti. Finanziamenti che pare che possa, che debbano essere anche consistenti con il PNRR. Però vorremmo capire se la transizione ecologica che ci si prospetta è una reale transizione ecologica o se è solo un modo di dire. Per capire questo abbiamo cominciato a invitare esperti sull'argomento. Abbiamo cominciato qui sul lato sinistro della diapositiva. Abbiamo cominciato a luglio invitando Francuccio Gesualdi e poi abbiamo continuato con, li vedete elencati, Pallante, Rossano Ercolini, Guido Viale. Recentemente, dopo l'estate, siamo ripartiti con Guido Viale, Nicola Armaroli parlando di energia. Enrico Martini con le meravigliose foreste delle sue diapositive. Dopo le vacanze di Natale, a gennaio, abbiamo avuto la conferenza con Ugo Bardi sul mare svuotato e oggi riprendiamo, siamo ormai sul lato destro della diapositiva, con l'architetta Francesca Mazzini che ci parlerà del libro di cui è coautrice, Un ritorno alla natura. Proseguiremo a marzo con Grazia Francescato. In realtà questa è la diapositiva vecchia perché ad aprile c'è una new entry e parleremo di comunità energetiche. Faremo questo con Katiuscia di Legambiente e Pierenrico Zani, un fisico e esperto di pannelli fotovoltaici. E riprenderemo con Luca Montanarella che ci parlerà di come l'Unione Europea tratta il problema della terra, del consumo di terra e infine concluderemo a maggio con Mario Agostinelli, chimico fisico, ma anche sindacalista e con lui vedremo proprio quanto il PNRR risponde ad una reale transizione ecologica. Diciamo, chiuderemo questo mini ciclo che poi probabilmente continuerà dopo l'estate a settembre con altri argomenti. Ma per il momento siamo partiti da quale transizione ecologica vogliamo e dopo mesi che ne parliamo ci chiediamo a che punto siamo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La registrazione di tutte queste conferenze è riportata sui nostri siti, zenzero.org, Ecoistituto Reggio Emilia Genova, e sui nostri social, sulla pagina, sul canale YouTube e dello Zenzero e la pagina Facebook di Ecoistituto. Prima di passare la parola a Federico, che illustrerà la relatrice di oggi, la conferenza di oggi e introdurrà la relatrice di oggi, vi raccomando al solito, se è possibile, di tenere spenta la telecamera, di tenere sempre spenti i microfoni, se no ve li chiudiamo noi d'ufficio, e nel dibattito finale, se è possibile, preferiremmo che le domande siano fatte in chat. Grazie e la parola a Federico. Bene, grazie Maria Teresa. Qui con noi oggi abbiamo come ospite l'architetto Francesca Mazzino. Lei insegna architettura del paesaggio al Dipartimento di Architettura e Design di Genova. Quindi è una genovese, conosce benissimo i nostri problemi, di cui si è molto occupato. Oggi con lei trattiamo questo argomento nuovo e vorrei appunto cominciare da lei chiedendole, ma l'architettura del paesaggio, come dire, di cosa si occupa? Ecco, una cosa un po' particolare, no? Non tutti lo conoscono. Ecco, di cosa si occupa un architetto del paesaggio? Allora, l'architetto del paesaggio progetta gli spazi aperti, ma con una visione diversa rispetto agli architetti e agli urbanisti, perché progetta con gli elementi naturali, progetta con la natura. E questo modo di dire, progettare con la natura, si sviluppa, questo pensiero si sviluppa negli Stati Uniti.
dopo il libro di Rachel Carson, La primavera silenziosa, dal 1962, e negli Stati Uniti c'è un ripensamento sull'architettura del paesaggio e in particolare sulla necessità di dare una forte svolta ecologica a questo tipo di progettazione. Quindi diciamo che noi in primo luogo dobbiamo seguire la natura. E quindi... Ecco, su questo, scusami, perché voi avete fatto, è stato già citato, questo un progetto di ricerca le cui conclusioni sono state oggetto di una pubblicazione che adesso dovremo vedere il titoli della copertina di questo libro. In questo libro il titolo era, gli autori, quindi, che sia possibile, vi chiedete se sia possibile un ritorno alla natura. Ecco, qui tu hai già introdotto il tema. Ci puoi fare un qualche esempio? Quindi ritornare verso la natura, da parte degli architetti, ma io penso anche da parte di noi tutti i cittadini, cosa potrebbe significare? Abbiamo degli esempi per poter, come dire, capire meglio quali sono le trasformazioni, appunto, che un architetto del paesaggio può introdurre nel paesaggio stesso. Allora, prima di tutto, l'obiettivo primario è non sprecare le risorse. Oggi si parla di architettura del paesaggio sostenibile, che ha come obiettivi principali non sprecare il suolo, non sprecare l'acqua, non interferire con la natura con l'inserimento di, per esempio, specie invasive, non usare la chimica per la manutenzione degli spazi verdi, degli spazi aperti, e usare il più possibile materiali riciclati. Questi sono gli obiettivi che oggi in tutto il mondo gli studiosi e i progettisti più avanzati si pongono. E qualche esempio? Qualche esempio. Allora, diciamo che un esempio per noi che è storico è quando Jan McCarg negli anni 70 ha fatto questo piano del verde di Filadelfia. Che cosa ha fatto? Ha studiato la fascia periurbana di Filadelfia, ha visto dove erano le fasce boscate, ha studiato il sistema climatico, quindi i venti dominanti e principali durante le stagioni, le correnti d'aria estive, l'isola di calore urbana, e in base a questi studi ha definito dei corridoi eolici che portavano queste correnti di aria fresca nella città e consentivano di abbassare la temperatura, oltre che ovviamente anche a purificare l'aria. Quindi una mitigazione naturale, diciamo così, esatto, degli eventi che peraltro andranno a aggravarsi, appunto, come può essere l'isola di calore e così via. Bene. Qualche altro esempio? Sì, oggi si parla di soluzioni basate sulla natura, e Esatto. cioè mettere in atto, ci sono città che, per esempio, tutte le città olandesi stanno operando in questo modo, addirittura, ad esempio, a Utrecht, le pensiline delle fermate degli autobus hanno una copertura a verde pensile, addirittura le pensiline degli autobus. Queste pensiline degli autobus sono anche associati a dei corpi illuminanti, naturalmente, che vanno a energia solare, e quindi si scende addirittura nel dettaglio per attuare questa progettazione con le soluzioni basate sulla natura. Abbiamo qualche altro esempio che ci puoi raccontare? Sì, A allora, Londra, a Zurigo, ad sì, Amsterdam. vi Qualcuno di condivido. questi, insomma, tanto per capire cosa succede al di fuori dei nostri confini, perché poi ci caleremo nella realtà nazionale genovese. Non credo che abbiamo, vabbè, insomma, vedremo un po'. Raccontaci. Ecco, allora io avrei potuto scegliere, intanto vi ringrazio per avermi invitato, quindi ringrazio l'Istituto Reggio Emilia e Genova e anche Grazie, Zenzero, Zenzero. questo
per l'azione, per l'azione volontaria che voi fate, per la attività di sensibilizzazione, ma anche proprio di ricerca, di approfondimento. Quindi veramente un lavoro assolutamente indispensabile oggi. Io avrei potuto scegliere molti progetti, però in particolare ho scelto alcuni progetti per mostrare come si possono recuperare anche delle situazioni di degrado profonde. E quindi vi mostro questi progetti. Il primo è questo Olympic Park di Londra, è stato realizzato appunto in occasione delle Olimpiadi di Londra, ma in realtà il concetto di questo parco è ben più ampio, è quello di innanzitutto riqualificare delle aree industriali dismesse che derivavano addirittura dalla rivoluzione industriale, ripristinando quei frammenti di zone umide e di habitat che si erano conservate ed estendendoli e inserendo un sistema di cui questo parco è uno degli elementi, sono quattro parchi in realtà, in una ulteriore cintura verde di Londra, perché oggi a Londra si parla di greening green belt, cioè intraducibile in italiano, facciamo ancora più verde la cintura verde di Londra. Questo parco appunto ha assolutamente questa finalità di valorizzare la natura che è ancora presente. Tra l'altro vedo che è di 10 anni fa, quindi sono cose che, insomma, tempo ne è passato, no? Tempo ne è passato, allora dobbiamo dire che... E noi abbiamo tante aree industriali dismesse su cui non, ho l'impressione non si faccia granché, mi pare, no? Sì, tra l'altro in questo progetto si era già previsto lo smantellamento diciamo delle strutture destinate ai giochi olimpici, quindi il progetto aveva era articolato in un modo temporale in due fasi, la prima fase destinata all'evento, la seconda fase destinata alla diciamo riconversione anche delle parti adibite alle attività sportive proprio per gli aspetti naturalmente ludici di offerta di verde ai cittadini, ma anche di ripristino di ecosistemi naturali. Quindi molto interessante. E a Zurigo poi, che è successo? Ecco, vi faccio vedere questo altro parco di Zurigo. Qui questa struttura che voi vedete è una struttura che è lunga 100 metri, che è larga 25 metri e che è alta 17 metri. Questa struttura metallica praticamente ricostruisce la struttura di questa fabbrica. Ah, quindi è la sezione, praticamente riprende le dimensioni di una vecchia fabbrica, riprende le dimensioni, e la fa diventare trasparente, no? Così quello sì, che si capisce. Ecco, questo quartiere di Zurigo era occupato da 80 anni da industrie pesanti, quindi viene riconvertito in uno spazio per i cittadini e naturalmente il progetto è grandemente apprezzato, tra l'altro è un progetto sperimentale perché si sono piantate e testate, quindi per vedere la resistenza e la diciamo rusticità, 100 specie di piante e quindi tra l'altro si è visto anche come queste piante si possono adattare a questi contesti. E, i cittadini hanno la possibilità, non so se li intravedete sullo sfondo, di salire le scale, di salire queste scale, arrivare ai diversi livelli e arrivare poi a una parte finale che è un solarium, quindi proprio uno spazio a disposizione di tutti. Bello. Ottimo. E poi c'è una cosa, mi pare, ad Amsterdam, l'aeroporto, anche qui sta una cosa interessante. Allora, questo veramente, gli olandesi sono all'avanguardia nell'architettura del paesaggio, e considerate che nei paesi in Germania, nei paesi appunto del centro Europa e nei paesi scandinavi, l'architettura del paesaggio si insegna da 80-100 anni. Per esempio a Oslo nel 2019 abbiamo celebrato il centenario del primo corso di architettura del paesaggio. Allora, questo che vedete
era questa realizzazione può sembrare strana a prima vista. Il committente è stato l'aeroporto di Schiphol di Amsterdam. Il problema era che con il potenziamento del traffico aereo, questa strada, che è una strada di collegamento tra l'aeroporto e il centro, e il rumore provocato dall'aeroporto andava a incidere su questo insediamento, questo paese. Quindi che cosa si è fatto? Si è studiato un sistema di realizzazioni di questi elementi che voi vedete come delle specie di prismi, che sono alti 3 metri e con alla base una fossa drenante, un percorso pedonale. Questi elementi, queste figure tridimensionali, praticamente riflettono le onde acustiche e separano, creano una forte barriera acustica con una diminuzione, quindi anche i decibel che vengono diminuiti sono testati, con una diminuzione dell'inquinamento sonoro, e al tempo stesso si è realizzato una specie di labirinto ludico, dove al centro, quindi nella parte più protetta dal rumore, c'è un grande spazio, un grande prato disponibile per i cittadini come area gioco, area svago e anche per eventi culturali. Bene. Sono veramente esempi interessanti. Anche in questo caso c'era un degrado, c'era un'area degradata che viene recuperata e resa disponibile a tutti. Sì, a me sta venendo in mente adesso, venendo a casa nostra, abbiamo visto all'estero, vediamo un pochino dalle parti nostre cosa sta succedendo. Sto pensando adesso a quello che è tutto il problema di Praha, no? Del porto, dei cittadini che lungo via, lungomare Canepa hanno anche qui problemi di rumore, di inquinamento. E non mi sembra che ci sia la stessa attenzione per cercare di qualche modo ridurre i problemi che appunto lo sviluppo della città ha creato. Io però volevo riportarti un po' un discorso, quello quando tu suggerivi costruire con natura, secondo la natura, secondo te a Genova, nella Genova antica, sto parlando proprio del cosiddetto centro storico, il centro antico, non è che forse si costruiva a Genova e non solo a Genova ovviamente, secondo natura, come dire, un'arte, io non so se c'erano già i corsi di architettura del paesaggio, ma sicuramente c'era, come dire, un'attenzione a lavorare assecondando la natura, anche perché non credo che si potesse fare altrimenti. Quindi una grande sapienza che di fatto come dire, ha permesso e permette ancora, tra l'altro, una coabitazione come dire, virtuosa tra gli abitanti e l'ambiente che loro frequentano. Ecco, su questo, secondo te, ho esagerato oppure ci potrebbe essere anche qui, potremmo dire che appunto, che chi ha costruito la città antica di Genova ha costruito seconda natura. No, assolutamente non è un'esagerazione, è la verità. Allora, nei miei scambi, diciamo, di ricerca con la Corea del Sud, sono stata diverse volte a Seoul, e questi professori coreani mi dicevano, che poi sono anche venuti a Genova, mi dicevano, allora, la città di Seoul, quella antica, e la città di Genova antica, erano realizzate secondo i principi del Feng Shui, che non è quello che noi comunemente intendiamo, e cioè l'attenta considerazione dei caratteri geomorfologici. Se noi consideriamo il centro storico di Genova e vediamo come è conformata appunto, la morfologia e il reticolo idrografico, noi vediamo che i vicoli, pensiamo a tutti i vicoli, non so, pensiamo a Via dei Macelli. Ecco, questo andamento dei vicoli che convergevano verso il porto era fatto per far defluire le acque, Le acque. per avere un deflusso delle acque che fosse controllato. Tra l'altro, con una doppia finalità di far defluire le acque e anche raccogliere naturalmente le acque reflue, e questo già stupiva i visitatori del 5 del 600. Dicevano, ma a Genova, a differenza di altre città europee dove le acque reflue scorrono in superficie, qui è tutto incanalato. Poi naturalmente, quindi c'è questo sistema
di insediamento che segue il reticolo idrografico. Senti, io su questo ho avuto notizia, non so se mi puoi confermare, che le nostre crese, quindi per cui Genova è famosa, nella loro configurazione originaria, in cui i mattoni e le pietre erano ficcate nel terreno, comunque nella sabbia, in modo ovviamente molto stabile, ma senza cemento, avevano anche una funzione drenante. Nel senso, mi è stato riportato che le vecchie crese, quando viene tanta acqua, come dire, assorbono una parte dell'acqua e non si trasformano in fiumi o in torrenti, come peraltro avviene invece nelle crese su cui si è messo mano e si è di fatto cementificato e quindi non si è, in qualche modo non abbiamo più il fattore drenante. Ecco, questa è una cosa che ti risulta o una leggenda metropolitana? No, no, assolutamente sì. Tant'è vero che oggi si parla proprio di progettazione intesa a restituire delle superfici drenanti, cioè una cosa che si chiede agli studenti. Allora, queste pavimentazioni sono drenanti oppure no? E come le hai progettate? Secondo questi principi? Perché appunto ma anche la pendenza, certo. perché la crosa è una rampa associata a una scala. E quindi in un certo modo è agevole da percorrere per le persone, abbastanza, diciamo, dipende poi dalle crose, ma comunque è agevole per la percorribilità dei mezzi di trasporto dell'epoca, che erano i muli, certo. E poi ha una funzione appunto di far defluire più lentamente le acque. Quindi è una struttura progettata multifunzionalmente e appunto oggi l'architettura del paesaggio guarda queste multifunzioni. Quindi si riscopre il passato per costruire il futuro, anche perché poi ci sono degli anni, diversi decenni in cui si è costruito contro natura, ma esatto. Magari ne parleremo un'altra volta. Ecco, veniamo adesso al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede per la rigenerazione urbana, quindi un tema di cui sulle cose che stiamo parlando, no? di interventi per andare a recuperare aree industriali dismesse, oppure come dire, periferie in qualche modo abbandonate perché non anche degradate. Ecco, quindi questo piano ha previsto di investire 3,4 miliardi proprio espressamente per questo specifico capitolo. Ecco, io non so se tu hai già avuto modo di verificare ora quali sono gli obiettivi che si pongono, cioè con questi 3,4 miliardi cosa faremo e se ci sono, per quanto tu possa sapere, dei progetti appunto del PNRR che su questa voce riguardano Genova. O se comunque il PNRR, come dire, ad altri obiettivi che ci possono interessare su cui dovremmo eventualmente fare una riflessione collettiva. Sì, dunque, allora intanto del PNRR a noi interessa la missione 2, cioè che riguarda innanzitutto le misure per la gestione del rischio alluvioni e rischio idrogeologico, e addirittura il PNRR parla di riforme, quindi di un piano nazionale di interventi nel settore idraulico, e poi parla di un piano operativo. Diciamo che questo dovrebbe essere realizzato entro il primo semestre del 2022. Un'altra misura che ci interessa molto è la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano. Questo è un argomento che ci interessa. Sì. Ecco, però poi se andiamo a leggere il testo veramente è molto stringato, perché si parla di realizzare un accordo tra ISPRA, tra CUFA, che è il corpo, diciamo, dei carabinieri forestali, e dal Centro Internazionale Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità del Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza, e si parla di realizzazione di interventi di forestazione delle città metropolitane. Allora, il Comune di Genova ha in effetti commissionato, e poi al dottor Bruschini, che è stato anche presidente dell'Ordine degli Agronomi e che ha insegnato da noi ingegneria naturalistica, il piano di assestamento forestale,
e ovviamente è proprio un piano forestale, diciamo che dove si evidenziano tra l'altro proprio dei sistemi di gestione forestale, e la priorità è data ovviamente agli interventi di ingegneria naturalistica. Per quanto riguarda proprio la nostra città, gli elementi da prendere in considerazione sono ovviamente il Peralto, viene poi fatto un accenno alla Villa Duchessa di Galliera, la Villa Doria Pegli e al Bosco dei Frati. Scusami, queste cose saranno finanziate dal PNRR o sono al di fuori del PNRR? Non mi è chiaro. No, queste cose di cui hai parlato. Allora, questi, questi... Quindi non c'entrano con i finanziamenti che arriveranno. Non c'è, cioè, questo è già stato approvato e realizzato ed era la prima ecco, chiedo scusa, d'accordo. Era la prima fase, diciamo, la prima fase era quella di attuare questo piano, cioè di redigere questo piano, di elaborare. Quindi il piano è pronto, ma non è ancora stato realizzato, giusto? Però poi deve giusto? Essere tradotto, concretamente con delle misure, con delle azioni concrete, no? Con delle misure che non sono solo, diciamo, di tipo normativo, ma che poi si traducono effettivamente in interventi. Ecco, ma c'è il finanziamento, perché poi di solito ci si scontra sempre su queste cose, no? Io questo non lo so. Non sono in grado di dire. No, questo perché, vabbè, scusami, ma perché a me risulta, poi nel senso che ho sentito la dichiarazione dell'assessore all'ambiente qui del Comune di Genova, che grazie al PNRR arriveranno i finanziamenti per fare, scusate, la radura della memoria, quella progettata da Boeri, l'architetto Boeri, che è quello che, come dire, questa realizzazione intorno al nuovo ponte San Giorgio, quello che ha sostituito il ponte Morandi. Dato che è una grande opera, ecco, niente, tu ne sai qualcosa? Mi chiedevo, ecco, allora, secondo te è un progetto secondo natura, questo progetto di Boeri? Non so, allora, se quanti conoscono i dettagli. Allora, diciamo che noi l'abbiamo esaminato attentamente. Innanzitutto bisogna riconoscere che questo progetto è una sorta di, ha un valore altamente simbolico ed è una sorta di risarcimento agli abitanti. Sì, su questo non c'è dubbio, ecco, che bisogna no? Far qualcosa. Quindi questo lo dobbiamo assolutamente riconoscere. Certamente che dal nostro punto di vista di architettura del paesaggio, e dal punto di vista poi della gestione, perché si possono fare dei bei progetti di architettura del paesaggio, ma poi bisogna considerare gli aspetti gestionali. E questo penso che sia il punto debole, no? Non so se la manutenzione del verde richiede personale qualificato e anche numeroso, perché non è possibile, con, appunto, come si sta facendo adesso, affidare alle aziende la gestione di un giardinetto o di un'aiuola, come si sta facendo per abbassare i costi. Il verde ovviamente ha un costo, l'esempio che ci hai fatto vedere tu delle realizzazioni di altre città, la loro gestione ha un costo, e quindi non si tratta soltanto di investire. Quindi quando si fanno queste opere bisogna anche avere una riserva economica che garantisca negli anni la sua costante manutenzione. Questo è un problema, no? Immagino che il tuo lavoro sia un problema che, come dire, su cui dovete confrontarvi frequentemente. Ma infatti il progetto di paesaggio in genere è composto dal progetto vero e proprio e poi dal piano di gestione. Cioè bisogna individuare in che modo verrà mantenuto quello spazio verde. La tendenza attuale è quella di realizzare spazi a bassa manutenzione. Certo. A manutenzione, cioè che dopo la prima fase di avvio, dove naturalmente si richiede un primo impianto di irrigazione, una prima manutenzione, per esempio con il diserbo, eccetera, poi il verde possa essere autonomo. E ci sono delle tecniche proprio specifiche per realizzare questo, per realizzare. Naturalmente una particolare attenzione va dedicata alle specie autoctone, perché sono quelle che... sì, questo è l'altro problema, no? Che voi, si sono adattate nel corso dei millenni. Bisogna conoscere quali sono le specie autoctone, no? Certo. Non tutti siamo dei botanici, insomma. Perché qui nel piano, in questo, diciamo, memoriale, chiamiamolo così, certo, parco memoriale, è un parco della rimembranza, tutto sommato, ci sono
c'è lo stesso numero di alberi, purtroppo, del numero delle vittime, e ogni albero è di specie diversa. Non tutti questi alberi sono di così facile gestione. Ho capito, quindi ci abbiamo questo problema da eventualmente da affrontare. No, quello che mi stupisce è che con tutte le, perché tu ti sei occupato del verde, di un piano del verde urbano, anche con passate amministrazioni comunali, e che appunto non si sia pensato di utilizzare al meglio i nuovi fondi proprio per cercare di tutte quelle attività di cui hai elencato prima avviate potessero in qualche modo essere rinforzate, anche perché c'è questa immagine di Genova, città di ville, insomma, io è una cosa che anche come Italia Nostra ho cercato di portare avanti perché abbiamo questa specificità della nostra città che mi sembra di capire che le amministrazioni che si sono susseguite nel tempo non abbiano, e sto pensando a Villa Pallavicina, tanto per fare un nome, Villa Duchessa di Galliera, insomma, quello che è rimasto appunto di quel costruire in funzione con la natura. Ecco, se mi permetti c'è una piccola divagazione. Queste belle ville che hanno davanti giardini all'italiana o comunque giardini molto prestigiosi e che sul retro hanno sempre orti e frutteti. Insomma, quindi abbinando la bellezza, quindi il piacere che i signori di volta in volta si potevano godere, neanche l'utilità, che oggi potrebbero essere cose che potrebbero fruire, in parte fruiscono, ma secondo me in modo assolutamente non adeguato, proprio perché tra l'altro richiedono delle manutenzioni molto, molto complesse e costose. Ecco, si poteva far di più forse, no? Su quello, ecco, tu che previsioni fai? Insomma, Genova potrà diventare questa città, come dire, verde nel senso letterale, allora, della parola? Innanzitutto vorrei ricordare il lavoro straordinario che è stato fatto da Pinuccia Montanari, perché è stata lei che ha promosso uno studio che è stato poi pubblicato, ma uno studio iniziale, cioè quali dovevano essere, diciamo, i principi e gli indirizzi del piano del verde. Sì, ricordo che Pinuccia Montanari è stata la nostra presidente, oltre che assessore a Genova, adesso è presidente di Eco Istituto, stata presidente di Eco Istituto, adesso aveva un ruolo, diciamo, nel direttivo. Scusami. Quindi diciamo che grazie a lei si è sollevato questo tema a Genova, che prima non era mai stato preso in considerazione. Ovviamente per fare un piano del verde occorrono due anni e mezzo e ci vuole un gruppo di lavoro piuttosto consistente. E, per esempio, Padova ha realizzato un piano del verde, ma l'amministrazione ha puntato molto sul potenziamento del gruppo di lavoro, quindi del settore, del dipartimento del verde urbano. Quindi e ci vuole proprio una volontà. I tecnici e funzionari che hanno questo compito preciso, insomma, non è che sono dispersi 10.000 altre cose, occuparsi del verde urbano, perché come dicevo prima, comunque sia la manutenzione ci vuole, continua e costante, no? Poi abbiamo anche questi eventi meteorici estremi che magari creano anche dei danni su cui bisogna intervenire rapidamente, andando per accennare un'altra problematica su cui sicuramente dovremo confrontarci. Una notizia mi pare di ieri, no? Di quanto questo vento a 200 passa chilometri all'ora nella pianura padana, che ha fatto degli sfracelli, in cui ovviamente le piante sono sempre le prime cose a essere colpite, insomma, con i danni successivi. Quindi c'è, ecco, senti, la tua impressione, vabbè, quindi però ecco, tu hai fatto questo piano e poi cosa è successo? Vabbè, sappiamo, no, che diciamo aggiunta... che non abbiamo fatto nessun piano. Non avete fatto neanche il piano. È uno studio propedeutico, okay. Sono delle linee guida di indirizzo generale per poi realizzare un piano del verde, perché un piano del verde praticamente è il corrispettivo del piano di quello che era il piano regolatore, che viene comunemente chiamato piano regolatore. Su cui c'è molto, sicuramente molto più interesse per quando il piano regolatore, che costruire case o costruire appunto supermercati, piuttosto che creare spazi verdi per la popolazione. Insomma, indubbiamente la situazione è questa. Ma secondo te le cose cambieranno? Perché poi, insomma, qualcosa si coglie nell'aria, no? Perlomeno se ne parla tanto. Si parlava appunto del PNRR, teoricamente dovrebbe in qualche modo rilanciare le idee tipo quelle di cui tu stai parlando.
vabbè, vedremo appunto, adesso stiamo tenendo d'occhio anche noi. La tua impressione, appunto, visto che tu hai partecipato in modo attivo, qual è? Cioè, riusciremo veramente, adesso parliamo di Genova, a cambiare le cose? C'è una classe politica attenta? C'è una popolazione che queste cose le chiede con forza? Allora, dunque, per quanto riguarda la classe politica, abbiamo ancora parecchia strada da fare, perché diciamo che questa classe politica dovrebbe essere rinnovata, dovrebbe essere costituita da giovani. Io penso ai nostri laureati in architettura del paesaggio, ecco, se già noi avessimo alcuni di loro, come di fatto avviene, perché noi abbiamo, per esempio, adesso non voglio fare nomi particolari, ma abbiamo un assessore in un municipio, se volete lo posso anche dire, siamo che comunque... No, prego. No. Se ha fatto belle cose, parliamone. Sì, senz'altro. È Matteo Fruglio. Matteo Fruglio, insieme a un gruppo, per quanto riguarda la Villa Duchessa di Galliera, ha fatto lo studio e recupero del giardino all'italiana. Bene. Ha recuperato parte di oliveto, ha messo a produzione l'olio, ha realizzato un orto urbano e questo gruppo, che è un gruppo di volontariato, gestisce parte della Villa Duchessa di Galliera. Quindi sì, i cittadini hanno un ruolo fondamentale, fondamentale in questo. Tra l'altro ricordo, per chi la villa non ha ancora visitata, che c'è uno splendido teatro del Settecento, insomma, che tra l'altro potrebbe essere adoperato per fare degli spettacoli, appunto, lo so, però diciamo, no, è una realtà che meriterebbe di essere conosciuta. Dicevo, c'è questo gioiello, ecco, mettiamola così, che non è l'unico peraltro, che forse non è così noto. Ecco, mentre invece una attenta politica da parte dei nostri amministratori di rilanciare Genova, ripeto, come città delle ville, potrebbe avere un grande richiamo. Abbiamo, secondo te ce la faremo, insomma, questi giovani sono pronti e preparati per affrontare anche questi compiti, anche non solo dal punto di vista pratico, tecnico, no? Preparati dal punto di vista appunto della scuola e della loro educazione, ma anche preparati ad affrontare, perché no, scelte, chiamiamolo così, con responsabilità, chiamiamolo pure di governo, qualificato e motivato, che possono permettere alla città di appunto ritornare secondo questo suo equilibrio con la natura, che era quella che la cosa che caratterizzava la Genova dei Dogi, perché poi ora possiamo parlare di questo se vogliamo. Qual è la tua impressione? Allora, diciamo che questi giovani hanno una preparazione che è veramente qualificata. Un mio studente qualche anno fa mi ha scritto, perché sta facendo un tirocinio post laurea presso il Dipartimento del Verde di Amsterdam, che è uno dei più qualificati d'Europa, e mi ha scritto: professoressa, la ringrazio, volevo dirle che si sono complimentati per la mia conoscenze botaniche, ecologiche e di architettura del paesaggio. Il problema è che qui in Italia non sono riconosciuti. Certo, l'ennesimo ragazzo preparato e formato che però trova all'estero le sue opportunità e rischia di rimanere là. Insomma, questo è un'altra brutta storia nostrana, insomma, dei giovani che se ne vanno. Eh sì, perché comunque gli ingegneri e gli architetti possono fare tutto, secondo appunto le indicazioni degli ordini professionali, possono fare tutto e quindi possono operare anche in campi in cui non hanno avuto una formazione, a volte con degli esiti che non sono performanti. Colgo una nota di polemica. Sì, e quindi bisogna dare spazio a questi giovani, giovani. Comunque diciamo, la formazione appunto sull'architettura del paesaggio a Genova c'è anche da diverso tempo, no? Per cui che io sappia. Sì. Quindi abbiamo comunque queste competenze locali che meriterebbero di essere utilizzate. Però è il solito discorso. Vabbè, o la politica la capisce che bisogna investire qui. Vabbè, sì. Adesso non voglio fare polemiche neanche io. Magari potremmo essere l'occasione. Però potremmo anche parlare con questi giovani. Sarebbe interessante conoscere le loro esperienze. Insomma, sì. Potrebbe anche essere un'occasione di un'iniziativa da lanciare. Bisognerebbe aprire dei concorsi specifici
per questi laureati, in modo che possano inserirsi. Diciamo che da noi qui lanciamo questa ipotesi sperando che qualcuno la colga. Adesso non so quante persone ci stanno seguendo in diretta, però come ti ho accennato prima, questa cosa è registrata, poi ci metteremo ampio tempo, cioè faremo ampia pubblicità e poi vedo che queste registrazioni sono molto seguite, sono centinaia e centinaia di persone che la vedono anche dopo, quindi come dire, è un'occasione, quindi ti ringrazio. Non so se Maria Teresa c'è qualche intervento che tu sappia. Sì, dunque in chat abbiamo due possiamo domande. Passare alle domande se abbiamo due domande di Laura Brusasco che sì. A proposito dell'Olympic Park di Londra del 2012 chiedeva proprio della manutenzione, il discorso che facevate prima, no? E quindi lei dice mi piacerebbe vedere un'immagine attuale per capire quale manutenzione è necessaria e probabilmente costosa, perché spesso e soprattutto da noi è gravemente trascurata la manutenzione. Certo. E poi aggiunge il vandalismo dei cani come problema e come questo si è un altro problema. Considerarlo in fase di progettazione. Architetto, cosa ne dice? Allora, ha qualche notizia aggiornata? Allora, innanzitutto quelle bellissime fioriture che vedete sono di piante erbacee perenni. Quindi queste piante erbacee, cioè praticamente in inverno si seccano, in primavera rigermogliano e rifioriscono e sono a bassissima manutenzione, non richiedono concimi, eccetera, non richiedono niente. Certamente che l'Olympic Park vuole essere un fiore all'occhiello di Londra, no? Però il progettista appartiene a questa nuova corrente a cui anche noi aderiamo, no? Dei cosiddetti new perennialist, cioè sono dei progettisti che puntano a utilizzare delle specie a bassissima manutenzione e per esempio in Germania vicino a Mannheim c'è un parco storico che era, diciamo, apparteneva alla famiglia di industriali, quelli che producono tra le altre cose, tanto per dire, gli stracci Vileda, quelli che utilizziamo per fare le pulizie di casa. Ecco, loro hanno fatto lì un giardino sperimentale e hanno testato 27 pacchetti di piante con sementi e piantine per diverse situazioni critiche in contesti urbani e loro offrono la loro consulenza alle città tedesche per realizzare questi impianti che poi sono gradevolissimi, sembrano dei bellissimi giardini, ma ci sono proprio delle tecniche specifiche per cui possono essere progettati. Certamente che per quanto riguarda i cani, io trovo che chi ha un cane dovrebbe veramente prendersi cura del proprio animale e quindi cercare di portarlo laddove veramente questo animale possa essere libero. E ci sono allora, proprio degli spazi, no, per i cani possono scambare pure loro, insomma, liberi. Perché allora, il minimo indispensabile per un'area cani, il minimo indispensabile di superficie sono 1.000 metri quadrati. Il minimo indispensabile. Certo. Bisogna dare. Poi a Genova penso sia un problema, ma no, indubbiamente a Villa Imperiale bisogna trovare la soluzione. Come area cani. A Villa Imperiale c'è una piccola zona che è un giardinetto. Sì, che poi... Allora, il problema di Genova è che noi, come spazi verdi, abbiamo gli spazi dei giardini storici pubblici, ma non abbiamo del verde urbano progettato per le diverse funzioni, tra le altre aree cani. Che sì, questo era tra l'altro il piano che avevamo come Italia Nostra promosso, insomma, poi immagino che tu ci abbia anche parte lavorato, ma su cui poi non si è fatto nulla, cioè proprio non abbiamo trovato nessuna interlocuzione adeguata. No, questa idea di appunto avere spazi diversi per usi diversi
in cui, vabbè, quello ovviamente abbiamo dei limiti, non dubbio che sia così. Io volevo tornare un attimo però, per esempio, a questa cosa della manutenzione del parco. Scusa, di una piccola precisazione. Prego. Dal computer di Laura in realtà c'è Franco che ha fatto queste domande, okay, sulla manutenzione. Sì, no, volevo solo dire che chi ha esperienza di andare a Londra si rende conto che la manutenzione in generale della città, degli spazi pubblici, è veramente, come dire, mirabile. Insomma, e questo secondo me dipende dal fatto che poi, come dire, nella cultura inglese, o perlomeno nella londinese, ma penso sia tutta l'Inghilterra, c'è l'amore per la floricoltura. Proprio lo si vede in qualunque angolo dove è fiorito e ben tenuto. E questo penso sia anche un problema nostro, insomma, no? Questo far crescere la cultura e il piacere di avere un ambiente qualificato. Il nostro, come dire, la nostra attitudine di nazionale è quella di avere case bellissime, pulite, in ordine, ricchi di oggetti e di pregio, e poi, scusate, strabattersene di quello che c'è fuori perché non ci appartiene. Questo è un altro di quegli elementi su cui forse varrebbe la pena di ragionare, insomma, sì, per cercare appunto di avere, come dire, tutti quanti una qualità migliore, dipende anche da noi. Sì, se posso dire una cosa, come esempio. Prego, contro natura a Genova, io ho vissuto per anni al Dipartimento di Fisica in Valletta Puglia. Ah già, è vero, che ci e dici? Quei tre dipartimenti, Fisica, Matematica e Chimica, sono proprio una costruzione contro natura, no? Perché è possibile vivere lì dentro solo con riscaldamento o con l'aria condizionata in funzione. Sì, poi architettonicamente è una bella struttura, sembra un'astronave, sì, però temo che vero, stia anche mostrando... Il tetto all'ultimo piano, all'ottavo piano, dove ci sono gli studi, dove c'era anche il mio studio, è in vetro. No, questo vuol dire chiaramente essere alla temperatura esterna. Se non scaldi d'inverno o non rinfreschi... Ah sì, sì, questo sicuramente d'estate è un costruire contro natura. Sono questo è proprio un esempio di costruire contro natura. Spero, non si dovrebbe fare più, ci auguriamo. Oltre le pareti, altro... oltre le pareti sottili e quindi mancanza di isolamento e tutto quanto. Qualche altro domanda, interventi? No, c'è qui il pubblico? C'è qui qualcuno del presente? Microfono. Palazzo Bosco, il Palazzo Foresta che hanno fatto a Milano, potrebbe rientrare in questo progetto di ecoambiente. E poi, 10 anni fa, si parlava, forse più si parla più di bioedilizia, di intonaci che potevano, diciamo, prendere l'anidride carbonica, inglobare e purificare un po' l'aria. Non so se questa cosa può... No, beh, degli intonaci che hanno queste caratteristiche, ti posso dire sì, c'è questa idea con l'ossido di titanio che esplica questa azione. Però c'è anche l'altro problema, come ci procuriamo il titanio. Quindi abbiamo tutto il problema delle miniere, dei cavi di miniere che vogliono fare sul Begua e quant'altro. Quindi questo è un problema. Mazzino, su questa domanda, una tua riflessione? Allora, intanto appunto rispetto al tema delle coperture, no? Alla copertura di vetro, che è quanto di più contro natura possa esistere. Sempre ritorniamo al passato, noi andiamo indietro nel tempo e vediamo delle comunità che costruivano degli edifici con la copertura di erba. Pensiamo all'Irlanda, alla Scozia, eccetera, ma addirittura in Corea, addirittura le ho viste in Corea. Allora, quindi oggi sicuramente il verde pensile è un elemento di importanza fondamentale per l'architettura del paesaggio, per tutti i servizi ecosistemici che offre. Quindi l'assorbimento delle polveri sottili, la diminuzione della temperatura, e adesso non mi soffermo perché conoscete tutte queste cose. Ecco, quindi già se le pubbliche amministrazioni potessero fare un piano di incentivi all'interno di questo PNRR per la trasformazione delle coperture piane, ad esempio degli edifici pubblici in primis, pensiamo alle scuole, pensiamo ai servizi pubblici, per questo. E poi degli incentivi per
e diciamo i condomini, no? C'è questa legge sulla manutenzione del verde che però è ammortizzabile in 10, le spese di manutenzione sono ammortizzabili in 10 anni, ma ci vuole qualcosa di più sostanziale, cioè di qualcosa di più che abbia un'incidenza maggiore. Ecco, questo potrebbe essere, per esempio, un interessante modo di affrontare, seppur parzialmente, i temi di cui stiamo discutendo. Per quanto riguarda il bosco verticale, diciamo che è un esempio particolare, una sorta di status symbol, no? Tanto è vero che i costi di manutenzione di questo verde verticale sono molto elevati e se lo possono permettere solo determinate persone di pagare un contributo condominiale per la manutenzione di questo genere. Il verde verticale è ad alta manutenzione. Se andate a Monte Carlo vedete molte realizzazioni di verde verticale, ma non è almeno nella mia visione, della democratizzazione del paesaggio. L'architettura del paesaggio non è a servizio di chi può spendere, di chi può in qualche modo avere delle È uno prestazioni status symbol il bosco verticale, migliori, per capire, ma che è costoso, no? ma deve essere per tutti. Per tutti. Deve essere oggi. Deve essere un servizio assolutamente primario. Senti, hai accennato ai tetti che potrebbero essere tetti verdi. Secondo te ci possono essere queste soluzioni, possono essere in conflitto con i tetti fotovoltaici, che è un'altra di quelle cose di cui peraltro parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, questo delle comunità energetiche, sicuramente parleremo di questo. Secondo te, come hai già affrontato questo problema? Ma dunque, allora lì si tratta di fare proprio delle sperimentazioni e poi delle verifiche sui dati. Vi posso dire che in Germania hanno fatto appunto proprio queste sperimentazioni e hanno associato i pannelli fotovoltaici a queste superfici verdi, perché loro Quindi si possono. possono fare simbiosi tra Ecco, impianti e. fotovoltaici e tetti verdi. Sì, loro Sì, ma sicuramente, anche io penso l'hanno che si possa. fatto, però diciamo che loro è da 30 anni che È realizzano. assolutamente, vabbè, lo so. Sì, Cioè, tra l'altro, quindi. appunto, per chi non lo sa ancora, in Germania c'è una maggiore quantità di pannelli fotovoltaici pro capite di quanto non ce ne sia in Italia. E non Sì. parliamo della Liguria, che siamo il fanalino di coda, nonostante appunto siamo anche noi il paese del sole. Va bene, se non ci sono altre domande, In chat non ho altro, se non qualcuno c'è. vuole intervenire non. Va bene. Senti, Mazzino, allora niente, io se non hai altre cose da aggiungere, ti ringrazio. Ringraziamo tutti quanti quelli che hanno partecipato a questo Posso incontro. dire la prossima conferenza prima E di così, Maria chiudere? Teresa Un attimo, ci racconta, allora il prossimo appuntamento qual è? il prossimo appuntamento. È esattamente fra un mese, l'8 marzo, e avremo Grazia Francescato, giornalista, scrittrice, nota per essere stata presidente dei Verdi, femminista dalla prima ora, personaggio conosciuto, e ci parlerà del libro Spigolatrici d'ambiente. E qui giochiamo in casa È Festa delle perché Donne e avremo una donna di edito da. qualità Eh che sì, ci è proprio l'8 parlerà del marzo, ruolo delle appunto, l'ho donne detto. per salvare il E mondo. il libro è edito da Ecoistituto di Reggio Sì. Emilia e Genova. Ed è un libro che riporta i contributi di tante persone, non solo donne, e che racconta come le donne abbiano già in diverse società, in diverse occasioni, messo in atto quell'economia circolare di cui si parla tanto oggi. Bene. Bene, quindi vi diamo appuntamento per l'8 marzo, stesso posto, stessa ora. Bene. Bene, ringrazio tutti, buona serata, grazie Mazzino e ci Grazie a vediamo al voi. prossimo appuntamento.
Grazie a voi, grazie a voi, è stato molto interessante e piacevole Grazie avviare questa conversazione. I a te. temi sono tanti, gli spunti sono tanti, ma insomma, comunque abbiamo già fatto un buon lavoro. Magari avremo Grazie. altre occasioni. Grazie, grazie. Alla prossima. Grazie.